tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Baby bulli sorpresi a Fano con coltelli e pistole ad aria compressa. Insediato il nuovo Consiglio regionale delle Marche, nominato il presidente ed elencati i componenti della giunta. La giunta Seri ha fallito dopo un anno di governo e il giudizio dell'ex sindaco Aguzzi e della lista civica alla Tua Fano. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione del nostro TG. La polizia di Fano ha denunciato al Tribunale dei Minori 4 ragazzini fanesi trovati in possesso di pistole e coltelli. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. 3 coltelli a serramanico, 4 pistole ad aria compressa con regolare tappo rosso sulla canna e una fionda, oltre a pacchetti di sigarette e accendini. Il tutto custodito da 4 ragazzini fanesi tra gli 11 e i 14 anni all'interno di alcuni zainetti. Il gruppetto è stato fermato dalla polizia di Fano in via delle Rimembranze, dove diversi residenti avevano segnalato schiamazzi e danneggiamenti di arredi pubblici. Segnalati al Tribunale dei Minori sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Sempre gli agenti del commissariato hanno tratto in arresto un 20enne senegalese per il furto di una bici elettrica all'officina MZ in via Pisacane. Il ragazzo, durante la fuga in sella al veicolo a 2 ruote, era stato inseguito dal proprietario del mezzo. Tempestivo l'arrivo di una volante che ha bloccato e ammanettato il giovane immigrato. Rintracciati e arrestati anche un 36enne moldavo, un albanese di 47 anni e un italiano di 49, tutti ricercati in quanto colpiti da ordini di carcerazione emessi dall'autorità giudiziaria per reati in materia di sostanze stupefacenti. I poliziotti inoltre hanno sorpreso in via Mura Malatestiane 3 giovani di 17, 20 e 21 anni, i primi 2 fanesi e il terzo di origine ucraina, intenti a prepararsi uno spinello con dell'hashish. In particolare il 21enne è stato trovato in possesso di 18 grammi della stessa sostanza. Tutti e 3 sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro e Urbino come assuntori di stupefacente. E continuiamo a parlare di forze dell'ordine. Nei primi 5 mesi dell'anno la Guardia di Finanza delle Marche ha svolto varie indagini a tutela della spesa pubblica e contro l'evasione fiscale. Sono più di 250 le denunce per frodi e reati fiscali, con il sequestro patrimoniale anche per un equivalente di beni per oltre 22 milioni di euro. I dati sono stati riassunti dal generale Umberto Sirico, comandante regionale della Guardia di Finanza, in occasione della cerimonia per il 241esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Omicidio Bellucci. Confermata in appello a Trento la condanna a 30 anni per Vittorio Ciccolini, 47 anni, per la morte di Lucia Bellucci, 31 anni, uccisa nell'agosto del 2013. Originaria di Pergola, la Bellucci aveva accettato un incontro chiarificatore con il suo ex il 9 di agosto a Spiazzo Rendena. Da allora era scomparsa fino al ritrovamento a Verona, 3 giorni dopo, nel garage dell'uomo, che non aveva mai accettato la fine di quel rapporto sentimentale. La condanna in primo grado, in rito abbreviato, risale allo scorso 8 ottobre, senza attenuanti. Accolta oggi la richiesta dell'accusa di confermarla di fronte alla famiglia di lei, assente invece, come sempre nelle precedenti udienze, l'imputato. E si è svolta ad Ancona la prima seduta del Consiglio regionale delle Marche. Dopo la nomina di Antonio Mastro Vincenzo come nuovo presidente del Consiglio, Luca Ceriscioli ha elencato i nomi della Giunta e i principali punti del suo programma di governo. Sentiamo. Tre
3 uomini e 3 donne, così come era stato annunciato. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha ufficializzato i nomi della sua giunta. Gli assessori PD sono Fabrizio Cesetti, Manuela Bora, Angelo Sciapichetti e Anna Casini, che sarà la vicepresidente. Per Uniti per le Marche c'è Moreno Pieroni, mentre Loretta Bravi è l'assessore di Popolari Marche UDC, unico membro esterno, ma le deleghe verranno assegnate domani durante una riunione di giunta. Al via dunque la 10ª legislatura con la prima seduta del Consiglio regionale delle Marche. A presiedere momentaneamente i lavori è stato Gianni Maggi del Movimento 5 Stelle, in quanto il più anziano, affiancato dai consiglieri segretari Manuela Bora del PD e Mirko Carloni di Marche 2020 Area Popolare, i più giovani dell'Aula. La prima decisione è arrivata quasi subito e all'unanimità, e cioè quella di rinviare a luglio l'elezione dell'ufficio di presidenza. Poi si è passati al voto a scrutinio segreto per il nuovo presidente del Consiglio. Con 22 schede valide su 31 votanti, Antonio Mastro Vincenzo del PD è salito al posto di Maggi tra gli applausi dell'Aula. Il numero ridotto dei consiglieri regionali, ha detto, deve indurci a lavorare di più e meglio per i cittadini, anche per dare risposte concrete alla disaffezione e al senso di diffidenza verso le istituzioni. Mastro Vincenzo ha anche rivolto gli auguri di buon lavoro a Luca Ceriscioli, che ha iniziato la sua relazione sul programma di governo. Tra le priorità, l'occupazione e la crescita economica, l'intercettazione di fondi comunitari ed europei attraverso i bandi, ma anche combattere e rilanciare la crisi del credito dando strumenti necessari a sostegno delle imprese. Importante per il Presidente semplificare la burocrazia e fare in modo che le nuove leggi possano essere uno strumento di crescita e non di ostacolo. Si impegna inoltre a ripristinare i 30 milioni di fondi da destinare ai servizi sociali. La sanità, la cui delega resterà in mano al Presidente, è un altro punto fondamentale, con la riduzione delle liste di attesa e la qualificazione dei servizi. Nel programma anche le politiche ambientali, l'agricoltura, la pesca e il turismo, puntando ad iniziative ed eventi culturali e alla creazione di nuovi collegamenti che possano portare sempre più turisti nelle Marche. Ceriscioli si è già dato un tempo per portare a termine le prime azioni di governo, e cioè i prossimi 300 giorni. Pier Giorgio Fabbri. E c'era tanta emozione in aula questa mattina, sempre in consiglio regionale, per i 3 consiglieri fanesi eletti e il sindaco di Mondavio. Sentiamo le loro dichiarazioni ai microfoni della nostra invitata Simona Zonghetti. Sentiamo. Sono 30 i consiglieri regionali delle Marche più il presidente, insediati ufficialmente questa mattina ad Ancona. Seconda legislatura per il consigliere fanese Mirko Carloni, debutto invece per Renato Claudio Minardi, Boris Rapa e il sindaco di Mondavio Federico Talè. Sì, sono emozionato come se fosse la prima volta. Devo dire che questa legislatura rappresenta, per come ho vissuto la campagna elettorale, una grande sfida. Sento in me la responsabilità anche di chi ha chiesto i voti a tante persone e ha raccolto tante testimonianze di sofferenza, di difficoltà, di imprese in crisi, di famiglie in crisi. Dicevo nell'intervento di Ceriscioli, la parte mancante che io ho sottolineato nel mio intervento è che non ha parlato della famiglia. Il modello di impresa marchigiano si basa sulla famiglia ed è quello che è in crisi, cioè il fatto dei genitori che non riescono magari più a delineare una direttiva, un consiglio, un aiuto ai propri figli, di non riuscire magari a passargli l'impresa familiare come avevano sperato, o comunque di ragazzi, di giovani disorientati. L'altra sfida su cui Carloni ha contestato l'intervento del presidente Ceriscioli riguarda la sanità. Diceva che i marchigiani sono soddisfatti del sistema sanitario. Io ritengo che chiunque intervistato, specialmente nella provincia di Pesaro Urbino, direbbe che non si sente sicuro dei propri ospedali, e questo è testimoniato dai dati di mobilità passiva verso altre regioni, che vedono i nostri concittadini andare in altri ospedali per trovare sicurezza e cure sanitarie. È un dato emergenziale, ha detto il precedente assessore Mezzolani del PD, ha delle responsabilità sull'organizzazione sanitaria, è necessaria una riforma. Dobbiamo fare un'attività legislativa, produrre norme semplici che possono essere quelle che la gente si attende per poter dare dei segnali di positività e di speranza. Emozionato anche l'ex presidente del Consiglio Comunale di Fano Renato Claudio Minardi, che inserisce tra le priorità la Fano Grosseto, una sanità di serie A con un'assistenza adeguata per tutelare il diritto alla salute, ma anche semplificare la burocrazia per agevolare i cittadini e le imprese marchigiane e creare nuovi posti di lavoro. Beh sì, è un po' come il primo giorno di scuola, ovviamente è un impegno
che ci siamo presi con la comunità del nostro territorio, con Fano, ma con tutta la provincia di Pesaro Urbino, e da oggi siamo rappresentanti di tutte le Marche. E oggi c'è un po' ovviamente di emozione, perché sapere di rappresentare la comunità marchigiana è un ruolo molto importante che ci dà grande orgoglio, ma ci dà anche grande senso di responsabilità, perché è un lavoro da far tremare i polsi. Come ho sempre detto durante la campagna elettorale, l'elezione non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Da oggi si inizia a lavorare per i prossimi 5 anni a disposizione dei cittadini e in mezzo ai cittadini come sempre. D'accordo con il presidente Ceriscioli sul fatto di dover puntare anche sul turismo e sugli eventi culturali e di qualità è l'ex presidente di Assoturismo Marche, Boris Rapa. Sì, le parole del presidente mi fanno piacere, proprio perché ha sottolineato più volte l'importanza di un settore strategico quale il turismo. E adesso bisogna iniziare a lavorarci. Sperava in una delega ad assessore? No, sinceramente no, sono alla mia prima esperienza e darò il mio contributo come consigliere. Tra i banchi dell'aula consigliare anche il sindaco di Mondavio, Federico Talè. Inizia ufficialmente oggi un grande lavoro, su che cosa è necessario puntare? Ma intanto, come ha ben detto il nostro presidente Luca Ceriscioli, sulla trasparenza e sulla partecipazione. Penso che questo debba essere un consiglio regionale con un tono molto ma molto più vicino alla gente, quindi dovremmo noi consiglieri regionali stare vicino agli amministratori locali, che gli amministratori locali sono sicuramente tra la gente. Su quali settori in particolare? Ma il settore particolare, diciamo da subito, quello della sanità, quello del sociale, e il Presidente ha già preso questo impegno, quindi di ripristinare i fondi sul sociale, e poi tutto ciò che riguarda l'agricoltura e il turismo. Agricoltura e turismo naturalmente sono collegati. E dal Consiglio regionale passiamo al Consiglio comunale di Fano, perché la lista civica La Tua Fano ha dato un giudizio molto tranchant sul primo anno della giunta Seri. Secondo il sindaco Aguzzi, la nuova amministrazione ha già fallito. Sentiamo la sua dichiarazione. Dal mio punto di vista questa è un'amministrazione che ha già fallito il suo operato. Ha fallito perché in 10 anni che è stata l'opposizione non ha fatto altro che fare una feroce critica a quello che io e la mia amministrazione stavamo facendo e non costruire nulla, e adesso c'è rimasto appunto il nulla. Ha atteso un anno la lista civica La Tua Fano prima di dare un giudizio ufficiale sulla nuova amministrazione, sia per dargli tempo di esprimersi senza criticare a priori, ha detto l'ex sindaco, sia per togliere un alibi, quello di non riuscire a fare le cose per colpa di quelli che c'erano prima. Un anno è passato, ammesso che ci fosse stato un problema di quel genere, il problema è superato, adesso tocca a loro mettere in campo le loro iniziative. Ecco, su questo ci siamo un attimo soffermati. Cosa ha fatto questa nuova amministrazione a Fano in questo primo anno? Uno, ha portato avanti con enorme fatica alcune cose, e indubbiamente con ritardo, alcune cose che noi avevamo già impostato, come le scogliere, che non si vedono ancora, come la pista ciclabile Fano Fenile, come le asfaltature che le stanno facendo in questi giorni e dovevano essere fatte l'anno scorso, come le opere accessorie alla terza corsia. Ecco, iniziativa che noi avevamo impostato e che loro hanno, diciamo, un po' rallentato e portano avanti con grande fatica, e spero che riescano a portarle a compimento. Hanno invece celermente revocato alcuni atti che noi ritenevamo fondamentali, come la variante dell'ex zuccherificio e come la fusione delle due ASET, che erano due cose già di fatto allo stato conclusivo quando noi le abbiamo lasciate, e loro l'hanno revocate per cominciare da capo un qualcosa che non hanno ancora iniziato. Ma la cosa più grave, ha proseguito Aguzzi, è che quando una nuova amministrazione si insedia deve mettere in campo le proprie iniziative, invece dal punto di vista urbanistico, sanitario e turistico io non ho visto nulla di nuovo rispetto a quello che invece noi avevamo messo in campo. Un'amministrazione che non mette in campo il primo anno le sue carte da giocare vuol dire che non ha le carte, vuol dire che non sa giocare, vuol dire che non riuscirà a giocare neanche i prossimi anni. Voglio pensare e sperare che abbiano qualcosa da proporre i prossimi periodi, perché io da cittadino, da consigliere comunale, vorrei in qualche modo dare un contributo positivo alla crescita della mia città, quello che in questo momento questa amministrazione non sta facendo. E un incendio si è sviluppato questa mattina a Pesaro, in una mansarda di uno stabile di via Mancini in zona Stadio Benelli, per cause ancora in via di accertamento. La chiamata di intervento è giunta alla sala operativa di Pesaro intorno alle ore 8 e nel giro di un paio di ore i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, impedendo così il propagarsi dell'incendio al resto dello stabile e circoscrivendo i danni, che risultano essere causati solo dalla fuliggine. Nessun danno strutturale quindi e nessuna persona coinvolta.
Si è concluso con un buon successo di pubblico il Festival della Saggistica, Passaggi, che per il prossimo anno batte già cassa al Consiglio regionale per la prossima edizione. Sentiamo. È un festival che secondo gli organizzatori funziona, con quasi 10.000 presenze e 26 incontri, oltre 70 ospiti, 7 laboratori, 3 premi e 2 mostre. In 5 giorni si sono alternati a Passaggi Festival della Saggistica economisti, politici, storici, intellettuali e sportivi affiancati dai giornalisti delle più importanti testate italiane. Un bilancio positivo dunque tracciato durante una conferenza stampa da Giovanni Belfiori e Giorgio Santelli del Comitato Scientifico. Appuntamenti affollatissimi, quelli al chiostro, io penso alla presenza di Arrigo Sacchi, ma penso anche alla presenza di Sgarbi, appuntamenti commoventi direi, come quello sul libro legato alla strage di Pizzolungo, come quello della storia di un'imprenditrice che è stato raccontato ieri direttamente da loro. E poi la curiosità, cioè quest'anno è cambiato rispetto ai nomi, c'è stata un po' meno politica, la politica che c'è stata era interessante, la presenza di un ministro come quello delle infrastrutture ha permesso anche un rapporto con le istituzioni locali per comprendere che fine fanno alcune grandi opere che interessano non solo questo territorio ma tutto il territorio dell'Italia centrale. L'auspicio degli organizzatori è quello di poter ottenere anche nel 2016 fondi dalle istituzioni, in particolare dalla Regione, affinché la kermesse possa proseguire e crescere ancora. L'unica possibilità di sviluppo è quella di avere delle certezze rispetto alle risorse. È un festival che costa 50.000 euro, in altre realtà questo sarebbe un festival che costerebbe il doppio più o meno. C'è la necessità di ragionare con le istituzioni pubbliche affinché si voglia dare una mano a far crescere ulteriormente questo appuntamento. Noi del Comitato Scientifico vogliamo continuare a stare a Fano perché pensiamo che questa sia la realtà giusta e pensiamo che si debba innescare un rapporto con le istituzioni pubbliche per riuscire a comprendere se questa sostenibilità può arrivare grazie al contributo di tutti. Noi ci mettiamo il nostro, magari le istituzioni si debbono dare una mano in più. È stata consegnata questa mattina dall'assessore al turismo Stefano Marchegiani, accompagnato dal direttore Mauro Giampaoli, la pergamena di iscrizione al Club Amici della Riviera di Fano a Fulde Eric, che da oltre 50 anni trascorre le vacanze nella città della fortuna. Eric, chirurgo svizzero di fama nazionale, è profondamente legato a Fano, che ha scelto come meta turistica sin dagli anni 60. Bene. E avrà sicuramente trovato buoni motivi per passare tutti questi anni qui a Fano, grazie a lui e alla sua frequenza. Per questa edizione di Occhio alla Notizia è tutto, noi torneremo naturalmente domani sera sempre puntuali alle 20:30. Grazie e buona serata a tutti voi.